suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba. Amiche ed amici di Suoni Nuovi, ben ritrovati insieme. Io sono Giomba, questo è Suoni Nuovi, il suono della nuova musica. Il format che vi porta nel meraviglioso mondo della musica emergente alla scoperta di tanta nuova musica. Tante nuove canzoni, tanti nuovi brani, ma soprattutto tanti nuovi artisti emergenti, davvero importanti, davvero promettenti, con delle storie che vale davvero la pena di raccontare. Voi lo sapete, l'ho ripetuto tante volte perché ci credo ciecamente, fermamente. Tra queste voci c'è sicuramente la voce di un futuro neanche troppo lontano. Vi ricordo, se volete partecipare al programma, diventate fan del mio profilo Instagram, il Giombagram, e scrivetemi dalla posta privata. Per ottenere tutti i dettagli sulla partecipazione, sia che siate un artista, una band, ma anche un'etichetta discografica o un ufficio stampa, insomma scrivetemi per tutti i dettagli. E insomma, diamo voce alle nuove voci. Suoni nuovi. Bene, 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 cari amici, iniziamo subito la nostra nuova puntata e lo facciamo con il nostro primo ospite che è già qui in collegamento con noi. Do il benvenuto a CDA nella persona di Lorenzo. Ciao Lorenzo, benvenuto a Suoni Nuovi. Ecco, ciao a tutti gli ascoltatori, è un piacere. Ciao, 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 ciao. Ovviamente, diciamo, i CDA chiaramente sono una band, lo sappiamo. Abbiamo qui insieme il buon Lorenzo. Però, Lorenzo, prima di cominciare, ovviamente, io faccio un saluto a tutti i ragazzi. Li vogliamo ricordare? Assolutamente, sì, sì, sì. Infatti volevo salutare appunto tutti gli altri ragazzi che ci ascoltano, che sono... Io sono Lorenzo, come mi hai presentato, appunto abbiamo Matt Mancuso alla voce, abbiamo David Cherubini al basso e Simone Villotomai alla batteria. Infatti quindi salutiamo proprio perché chiaramente non potevamo fare un'intervista corale, però in qualche esatto. maniera insomma abbiamo così chiesto a te di rappresentare degnamente... Diciamo sono a nome di tutta la band. Esatto. Con Lorenzo, ovviamente, a nome della band, parliamo di questo nuovo singolo che si chiama Gli occhi dei giganti. Però ci arriviamo per step, ci arriviamo gradualmente. Mi piace sempre usare questa metafora. Riavvolgiamo il nastro. Ripartiamo alle origini dei CDA. Come vi siete formati? Come vi siete creati proprio letteralmente? Raccontaci un po'. Certo, guarda, allora innanzitutto CDA, per chi se lo stesse chiedendo, è un acronimo del nostro nome, appunto, di quando siamo nati ben 8 anni fa, che sarebbe Cristiani d'Avena. Ovviamente ci ispiriamo alla regina delle sigle, no? Cristina d'Avena, che è saluto caramente, una carissima amica che saluto caramente. Sì, sì. La salutiamo. La band nasce 8 anni fa con lo scopo di riarrangiare, sai, le canzoni dei cartoni animati dagli anni 70 ad oggi, certo. Quindi tutto questo periodo, le riarrangiamo in una nostra versione, una versione rock. Wow. La band nasce appunto con questo scopo, e nell'ultimo anno invece abbiamo deciso di fare, sai, quel passo in avanti, mm-hmm. Nell'iniziare a scrivere canzoni originali. È bellissimo. Bellissimo. Dimmi un po', che cosa vi ha spinto, qual è stata proprio la scintilla che ha deciso di iniziare proprio a far scrivere gli inediti, a camminare proprio lungo un vostro cammino? Cosa è scattato? Perché dire ok, da questo momento iniziamo a camminare con le nostre gambe? Perché? Guarda, è interessante questa domanda, perché in realtà, come appunto ti ho detto, dopo 8 anni ci siamo tolti molti, diciamo, abbiamo raggiunto diversi traguardi di cui siamo molto contenti, quindi abbiamo girato l'Italia, abbiamo fatto molti concerti, siamo stati in televisione, eccetera. E è arrivato un momento in cui volevamo, diciamo, trasmettere al pubblico ciò che avevamo dentro. Era quindi più una necessità, una nostra necessità di esprimerci. E quindi da un anno... abbiamo iniziato sempre nel mondo di cartoon anime, mm-hmm. Di scrivere nostri brani, quindi totalmente originali, però ispirati agli anime, ok? Quindi gli anime più famosi, rimaniamo quindi sempre nell'ambito, diciamo, cartoni. Non ci siamo certo. Parlati. Poi ovviamente stiamo facendo un percorso, il nostro scopo piano piano è quello di, no?
distaccarci da questo mondo e continuare a scrivere musica totalmente originale, appunto. Certo. Una domanda un po' infame, proprio perché non ti voglio mettere in difficoltà, ma perché poi uno è bastardo dentro, capito? Proprio per questa cosa. Però curiosità mia personale, da grande estimatore di tutte le sigle della nostra adorata regina, che non ha assolutamente alcun tipo di concorrenza e mai ne avrà, Vita Natural Durante, tra tutte le sigle di Cristina, qual è la tua preferita? Ne avrai una in particolare? Lo so che sono un po', come dire, tra tutti i figli, qual è il tuo preferito, però non potevo non domandartelo. Guarda, questa è una domanda poi interessante, perché poi quando suoniamo ai concerti c'è sempre qualcuno che dice, no, sono talmente tante le sigle che ai concerti è difficile farle tutte, quindi c'è sempre quello che dice, non hai fatto questa, non hai fatto quell'altra. Guarda, ti direi... oddio, è una domanda. Dillo che non te l'aspettavi. Non me l'aspettavo. Ti dico la verità, ti direi Occhi di Gatto. Sì. Una delle più famose, dai. Quella non può mancare, è simpatica e divertente da suonare, ma ce ne sono, come ti ho detto, talmente tante che ai concerti c'è sempre qualcuno che dice: ah, questa non l'avete fatta, quella è impossibile. Certo. Sono tutte bellissime, diciamo. Assolutamente. Guarda, non voglio esimermi nemmeno io, ma mi piace avere un confronto con te. Una, penso, probabilmente credo la mia sigla preferita è una sigla un po' più, virgolette, di nicchia, nel senso che è un po' più per intenditori. È una sigla del 1985 che ha un arrangiamento jazz, una chitarra jazz meravigliosa dell'incommensurabile, lo ricordiamo sempre, Augusto Martelli, che è la sigla di Rascal. Ah, ok, guarda, mi cogli su questo ambito, sai che io sono poi tra quello della band un pochino più giovane, cioè ho 26 sì, anni. Vabbè, quindi... io gioco sull'età perché ho 10 anni più di te, però... Sì, guarda, un arrangiamento meraviglioso. Sì, guarda, in realtà poi la cosa bella è che queste sigle sono, come hai detto tu... hanno un lavoro dietro meticoloso, quindi a livello di composizione, di musicisti sono fantastici, parliamo proprio di colossi qua, no? Parliamo proprio di... Quindi è bellissimo, anche io come musicista, avendo poi studiato al conservatorio, mi ispiro molto, cerco di capire cosa c'è dietro. Tu hai citato un chitarrista importante, bravissimo, quindi assolutamente. Io purtroppo ho avuto la sfortuna di non vivermi molte sigle che suono proprio personalmente, perché... faccio un esempio, quando tornavo da scuola c'era Dragon Ball, no? Classico, combatti per trovare il drago, scusate, mi è partito, la regia mi è partito. Quello parte così. Sì, scusate, quindi purtroppo molte sigle che suono non me le sono vissute proprio in prima persona, però vabbè, suonandole poi le ho conosciute, ovviamente, le ho approfondite. Ma al netto di questo, tu giustamente dicevi e mi hai sgamato, nel senso che io ho fatto una domanda effettivamente più da cantautore che da speaker, certo. Perché appunto ho apprezzato la finezza di quell'inciso jazz, che era un bravissimo, tra l'altro, anche jazzista, Augusto Martelli, anche. Però ricordiamo anche il lavoro di parolieri, la più importante non la sto neanche a citare, Alessandra Valeri Manera, non la sto nemmeno a citare, cioè mi sembra proprio il minimo. Però certo, davvero... Certo. Parliamo proprio, come ti ho detto, di persone top, no? Siamo sui livelli... cioè altissimi, no? Quindi, come dici tu, poi è interessante perché si vede che anche tu ne sai di musica, sei musicista. Sì, diciamo che effettivamente sono giusto 32 anni che suono, quindi da poco, però insomma... Si sente da come parli. Sì, ottimo. Ma poi non solo una grande passione, ma veramente tu mi inviti a nozze. C'è chi non è appassionato delle sigle di Cristina. È impossibile che non ti parta un colpo di puffa, un po' di arcobaleno con un pezzetto di sereno. Cioè, è impossibile che non ti parta. Vedi, sono talmente famose che... Non si può. Però effettivamente, mentre parlavo con te, mi facevo questa domanda. Perché questa passione per le sigle di Cristina? Cioè, come lo so che magari sembra una domanda quasi banale, ok. Però potrei avere una passione, non lo so, per le sigle di... sto sparando, di Giorgio Vanni, che saluto. Certo, piuttosto che... Perché?
No, ma guarda, in realtà il nome della band prende appunto riferimento a Cristina D'Avena, ma noi live suoniamo tutte le canzoni più famose dagli anni 70 ad oggi. Ecco, quindi ecco, capita, ecco. Quindi di suonare anche Dragon Ball, quindi di Giorgio Vanni, noi le suoniamo, certo, tutte, diciamo. Poi con gli anni abbiamo capito la scaletta che funziona di più, che diverte più il pubblico, esatto, e le suoniamo. Quindi non diciamo che i nostri concerti non sono interamente su Cristina, certo facciamo anche le canzoni di Cristina, ovviamente. Poi la cosa bella, sai cos'è, che uno si aspetta, no, che i nostri concerti ci siano bambini, uno pensa, sai, c'è sempre la cosa, i cartoni animati, bambini. In realtà poi se ci pensi, oggi i bambini nemmeno guardano più i cartoni, quindi i nostri concerti sono, diciamo, popolati quasi da ragazzi, adulti, paradossalmente gente della nostra età, paradossalmente. Capito? Sì, esatto, sì. Perché uno pensa a bambini, in realtà è l'opposto, siamo tutti grandi, tutti ci divertiamo assolutamente. Io ho avuto modo di vedere dal vivo il concerto di Cristina giusto quasi un anno fa alla Palermo Comic Convention, dove c'era di tutto e di più, c'erano cosplayer, una cosa fantastica, una cosa proprio spettacolare. E tra l'altro io resto assolutamente di stucco, un barbatrucco, scusate, non, bah, la smetto, la regia sta ridendo con le lacrime, no, va bene, la smetto. Nel senso che cioè Cristina ha una grinta bestiale, cioè io non lo so, non lo so come faccia, una bomba al napalm, cioè è veramente un fantastica. E poi ti mette una grinta, tra l'altro, veramente spettacolare, top. Sì, che poi noi abbiamo la fortuna appunto di conoscerla proprio di persona. Sì. L'abbiamo vista qualche giorno fa al Comic Con, abbiamo suonato diciamo anche noi al Comic Con, siamo stati con lei e fortissima, sì, parliamo sì, proprio sì. Secondo me del top, no? Parliamo comunque, c'è, cioè, Giorgio Vanni, Cristina, ce ne sono anche altri, però sai, Cristina D'Avena rimane comunque, certo, lì. Certo, anche perché tra l'altro non so se tu sei d'accordo con me, e poi rientriamo sul vostro singolo. Certo. Cristina ha avuto il grande privilegio di aprire, secondo me, una nuova epoca, di portare le sigle a livello 2.0, nel senso che quando fino a quel momento noi avevamo i fantastici, e li dobbiamo assolutamente salutare e citare, i Cavalieri del Re, che praticamente facevano le sigle più importanti che abbiamo maggiormente conosciuto, che abbiamo tutti cantato, ecco, Cristina poi ha portato, secondo me, il concetto di sigla di cartone animato a un livello superiore, a un livello che probabilmente si adattava maggiormente anche ai tempi che cambiavano. E questo chiaramente andava di pari passo anche ad un'offerta televisiva che cambiava, quindi c'era il pomeriggio dei bambini, c'era Bim Bum Bam, insomma cambiavano i tempi, e Cristina ha rappresentato questo cambiamento diciamo a suo modo epocale. Io diciamo non so se tu sei d'accordo. Certo, ma poi se ci fai caso sono canzoni che sono ancora attuali, cioè non possiamo definirle, se uno le ascolta, bravo, adesso, bravissimo, tra virgolette vecchie, sembrano quasi canzoni uscite l'altro giorno, no? Quindi, assolutamente sì. Questo è merito di un grande lavoro suo, del suo team, gli arrangiatori, un bellissimo lavoro, assolutamente. Assolutamente sì. E finalmente, caro Lorenzo, arriviamo a... atterriamo, ecco, su questo nuovo lavoro, Gli Occhi dei Giganti, un titolo devo dire molto evocativo, assolutamente. Già il fatto che questi Occhi dei Giganti è un'immagine a sua volta importante, non indifferente. Certo. Cito proprio letteralmente dalle note, quello che leggo dalle note. Gli Occhi dei Giganti è un brano che racconta di come le persone che appaiono più spaventose o imponenti, come i giganti, possono nascondere un cuore gentile o una storia difficile che le ha rese così.
Il pezzo invita l'ascoltatore a non farsi intimorire dalle apparenze, a prendersi il tempo di conoscere davvero le persone. E questa cosa non mi può non ricollegare a personaggi come la bestia, come Shrek, che la gente vedeva come il mostro di turno, ma poi alla fine avevano davvero il cuore di panna. E se noi trasliamo questa realtà nella vita di ogni giorno, di esempi ne abbiamo tanti. Ma com'è nato Gli Occhi dei Giganti? Raccontami un po'. Bravissimo, poi hai colto perfettamente, diciamo, l'essenza, il significato. Guarda, la cosa bella è quando mi chiedono il significato di questo brano, è che in realtà prima sono interessato, sai, a sentire cosa il parere delle persone, perché la musica è arte, no? Quindi è molto personale, e quindi è bello capire anche il significato che ognuno di noi ci trova, diciamo, il significato che invece noi da band abbiamo voluto trasmettere, come tu hai citato con quelle parole, è quello di non fermarsi mai all'apparenza, no? Quindi il significato pulcro è quello, ma di concentrarsi sugli occhi, perché gli occhi sono un aspetto fondamentale, è proprio spesso che lì si cela la verità. Un altro tema fondamentale del brano è quello della corazza, no? Spesso le persone, come vedi soprattutto nei giorni d'oggi, sai, con questi social, con questo modo di vivere, si crea una corazza, e spesso si giudica proprio queste persone perché hanno questa corazza, ma se ce l'hanno è proprio perché devono in realtà proteggersi, sai, da un qualcosa. Quindi, diciamo, il significato che abbiamo voluto dare è questo qui. A livello invece di composizione, il brano nasce da una mia idea di riff con la chitarra, quindi generalmente le canzoni che componiamo originali nascono da una mia idea che poi sviluppiamo insieme in saletta. Successivamente il cantante Matt mette la voce e le registriamo in studio. Diciamo, è un processo molto meticoloso, ci teniamo tanto e non ci poniamo mai dei limiti, quindi quando poi siamo soddisfatti al 100% facciamo uscire il brano. E questo, insomma, è un evidente e chiaro sinonimo di qualità, perché poi alla fine il risultato di tanta passione non può non essere un risultato assolutamente eccellente, insomma, ma si sente davvero proprio la passione che ci mettete, si sente davvero il... come dire, anche come lo racconti, cioè si sente che davvero, che davvero lo senti davvero. C'era un altro pezzo piccolissimo che volevo condividere con te. A proposito del brano, sempre in una vostra, insomma, recente intervista che leggo tra le note, la band racconta, il brano racconta la storia di una persona che cerca di fuggire dal proprio passato, ma si rende conto che la chiave per liberarsi è dentro di sé. E tu non sai quanto io davvero senta forti queste parole e quanto davvero mi rispecchi in queste parole, proprio perché davvero certe volte la gente in generale resta così... bloccata, non voglio dire bloccata nel proprio passato, però tenta di scappare dal proprio passato come se non fosse esistito, come se volesse semplicemente guardare al nuovo, ma dimenticando che noi oggi siamo proprio il frutto di quel passato, nel bene e nel male, da cui stai scappando. Esattamente, guarda, io penso che, come hai detto tu, spesso tutte le situazioni, che siano difficili, belle, dobbiamo comunque viverle appieno, quindi dobbiamo vivere questa sofferenza, non possiamo fuggire. Per, diciamo, oltrepassare questo dolore, secondo me dobbiamo proprio vivere appieno questa sofferenza. E spesso questo si fa semplicemente guardando dentro di sé. È inutile scappare da queste situazioni. Ti ripeto, secondo me bisognerebbe viverle appieno, vivere la sofferenza. Guarda, guardavo la copertina proprio di Gli Occhi dei Giganti, quest'occhio con questa lacrima, e proprio riassumendo davvero quello che dicevi tu, mi ricordo una volta una mia amica mi disse: il dolore si supera, però prima devi piangere fino all'ultima lacrima. Esatto, cavolo. È proprio giusto, è quello lì, è proprio quello lì.
E lei... poi uno si immagina, sai, del gigante, no? Che bravo, essere così grosso, no? Che questo possiamo rappresentarlo anche nella vita di tutti i giorni, sai, quelle persone che si mostrano invincibili, bravo, grosse, no? Ma poi è una corazza. Proprio quelle persone hanno dei punti deboli, forse ne hanno anche di più di una persona, certo, diciamo, normale. Ma è chiaro che è una maschera per fuggire dalle proprie... Bravissimo. Insomma, dalle proprie così sofferenze e anche fragilità, esatto, perché poi la fragilità ci sono. Una maschera da... Assolutamente sì. Dimmi un po', invece così, io ci provo sempre un po' con tutti gli artisti, certo, spero sempre di riuscirci. Spoiler, work in progress, aggiornamenti, cose che bollono in pentola. Guarda, ci sono un po' di cose, sì, interessanti. Ti posso dire che ovviamente noi stiamo continuando a scrivere brani. I nostri brani, come ti ho detto, sono ispirati al mondo anime. Piano piano ci stiamo discostando, però anche stiamo lavorando su, quindi, nuove canzoni e chissà, magari far uscire un album con collaborazioni. Noi abbiamo la fortuna di lavorare anche nel mondo dei cartoni con doppiatori. Oh, come no? Molto molto importante. Ti faccio un esempio al volo: doppiatore di Vegeta, Doraemon, li conosciamo, quindi abbiamo molte collaborazioni interessanti che secondo me possono essere molto carine, diciamo. E, però stiamo anche collaborando con un'orchestra, quindi ti posso dire che chissà, magari un bel tour con un'orchestra di 25 elementi, CDA, orchestra, sarebbe molto bello. È un progetto ambizioso, però vediamo, chissà. E infatti, ovviamente tu poco fa citavi il doppiatore di Doraemon e non possiamo non salutare il buon Pietro Ubaldi. Assolutamente, perché, un saluto a Pietro. Perché Pietrone è un personaggione fantastico e lo saluto molto molto caramente. Una persona fantastica, sia un amico, assolutamente. Ma poi davvero, veramente una persona veramente a modo. Io davvero ti ringrazio, ovviamente ringraziando te, ringrazio davvero tutti, certo, i ragazzi come se li avessi qui naturalmente, e certo, il mio invito e il mio ringraziamento è: tornate quando volete, perché le porte del programma ovviamente per voi sono sempre aperte. Guarda, è un piacere, è stato un piacere e non vediamo l'ora appunto di tornare. Grazie a te. Grazie a te, però prima di concludere ti chiedo dove vi possiamo ascoltare. Guarda, noi ci troviamo con il nome di CDA Band su Instagram e semplicemente CDA un po' su tutti, sai, le piattaforme di Spotify, iTunes, YouTube, sì, quindi con il nome di CDA ci trovate. Assolutamente. Bene, io ti voglio ringraziare ancora una volta e con l'occasione voglio ringraziare la mia amica, la nostra amica Clarissa D'Avena, che ovviamente ci ha fatto... Un grande saluto a Clarissa. Sì, ci ha fatto assolutamente da tramite. Ti voglio bene Clarissa e io vi ricordo ancora una volta CDA, gli occhi dei giganti. Suoni nuovi. Benissimo, benissimo cari amici, continuiamo la nostra puntata e lo facciamo con la nostra nuova ospite che è già in collegamento con noi. Do il benvenuto ad Era. Ciao Era, benvenuta a Suoni Nuovi. Ciao, grazie a voi per l'invito. Grazie, grazie a te, assolutamente. Con Era parleremo del suo nuovo singolo estratto dall'EP Hurt, come l'ho detto bene, che si chiama Caos, ma ci arriviamo piano piano, insomma, ci arriviamo per step e gradualmente. Come faccio con tutti gli artisti, cara Era, al secolo la nostra cara amica Pamela, riavvolgiamo un attimino il nastro, ripartiamo dalle origini, ripartiamo da un'era fa, e qua veramente la regia si sta scompisciando, vorrebbe tirarmi qualcosa in testa evidentemente, e non farebbe neanche male, nel senso, dai, veramente parlo seriamente. Riavvolgiamo il nastro, ripartiamo dai tuoi esordi, dai tuoi inizi. Che ricordi hai dei primi tuoi approcci con la musica? Quando è iniziato tutto? Quando sei entrata in questo mondo così affascinante e magico? Raccontaci un po'. Bene, potrei rispondere che sono entrata in punta di piedi, ma in realtà non è così, perché ci sono entrata proprio con tutta la pianta. Ah, proprio a gamba tesa, tipo sì, Tekel praticamente. Esatto, non preoccupandomi neanche del rumore, perché era una bimba molto vivace, adoro, rumorosa perché ero lì nella mia sala, nel salone di casa, il divano diventava tutto d'un tratto un palcoscenico,
Bellissimo. Ed io avevo i miei animali domestici che erano i miei fan, per cui ero piccolissima, poco più davvero di una bimba di 3 anni, e già avevo chiaro nella mia mente che cosa poi mi avrebbe spinto a studiare, a privarmi magari di qualche passeggiata in più con gli amici in adolescenza, però per seguire quello che è un sogno che poi concretamente è diventato una bella realtà. Difficile da gestire quando magari scegli, no, di percorrere una strada un po' un pelino più coraggiosa. Mi va di dirla questa cosa, perché non bisogna pensare che sia un percorso tutto rose e fiori, no? Brava. Quindi dal sogno di quella bimba, tutto il suo piacere e la passione nel cantare quelle canzoni ed emulare i suoi miti che vedeva in TV. Io sono una grande appassionata del cantautorato italiano, quindi Pino Daniele, Lucio Dalla. Perfetto, sister, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perfetto. Perfetto. Ottimo. Perfetto. Poi mi sono voluta dare gli strumenti per riuscire ad emulare questi grandi miti che avevo, e così ho preso la cosa seriamente e ho iniziato a studiare. Ho iniziato a fare i primi concerti dal vivo, ovunque. Posso dire di aver cantato ovunque. E questo mi rende molto 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 orgogliosa, perché piccoli step, piccoli passi, poi ho raggiunto le mie piccole grandi soddisfazioni. Tutto mi piace tutto parlare così, no? Procediamo step by step, è quello che mi sono sempre detta, ma con le mie forze, perché desideravo che questo mio progetto di vita potesse essere mio, ed era una cosa speciale e preziosa che desideravo sin da piccola e ci ho portato avanti in età adulta con grande determinazione. Ma tra le altre cose, vedi, io e qui ti parlo, lascio perdere lo speaker, metto un attimo da parte lo speaker, ti parlo al cantautore. Io credo che tutto quello che noi che facciamo musica, che scriviamo musica, che creiamo musica, facciamo dall'esibizione nel piccolo club infognato in un vicolo in fondo al centro storico di chissà quale paese, all'esibizione al Carnegie Hall, sicuramente è una mollichina che aggiungiamo al nostro percorso, soprattutto per ricordarci che nessuno ci sta regalando nulla, cioè stiamo davvero ponendo in atto il nostro percorso con le nostre forze, lo stiamo plasmando esattamente come vogliamo. Mi trovi d'accordissimo, sono completamente d'accordo, ed è proprio questo che devo dire, ripeto, è un atto di coraggio, perché per quanto mi riguarda sono un'autoproduzione, quindi davvero curo in maniera maniacale con le mie forze tutto, dalla parte grafica delle varie produzioni al mixing, al mastering finale, per cui ciò che ascoltate o vedete del mio progetto è il frutto di tanto tanto lavoro, studio, anche di bisogna dire questo, sottolineare che al giorno d'oggi bisogna essere un po' dei multipotenziali, quindi riuscire a fare tante cose diverse inerenti al nostro lavoro e al meglio, così come a me piace solitamente approcciare poi a tutto ciò che non conosco. Sono fortunata perché sono una persona abbastanza curiosa, quindi non mi piace la noia e mi diverte scoprire cose sempre nuove. Da lì il mio approccio in generale camaleontico ed eclettico alla musica e all'arte in generale, che riporto poi nelle mie canzoni. Guarda, tu hai detto una cosa che è una grandissima, grandissima verità. E parlo proprio, come ti dicevo, al di là proprio del cantautore, da informatico, da persona che davvero si occupa di queste cose. Ormai io credo che un musicista, un cantautore, un emergente che vuole davvero essere completo, cioè non deve più limitarsi nel 2023 al giorno d'oggi solamente a dire suono bene uno strumento, ma piuttosto deve anche sapere registrare lo strumento e poi sedersi al computer davanti Adobe Audition, per esempio, Soundboot, come lo vuoi chiamare, piuttosto che altri programmi più o meno blasonati, non facciamo, esatto, non facciamo, diciamo, marche, pubblicità. Ecco. E deve sapere utilizzare un mixer piuttosto che una pedaliera col wah wah per la chitarra, che ne so, dico, sto sparando, ma
oggi come oggi, diciamo che questa cosa ti viene imposta, perché tu lo sai meglio di me, cioè oggi come oggi, se tu non sai usare i reel di Instagram, le storie di TikTok, cioè sei tagliato fuori. Sei tagliato fuori. In centro lo abbiamo detto. Vedi, questo dimostra proprio che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Almeno che non sei un mega iper milionario, che hai uno staff che ti gira i video, ti gestisce i social, eccetera, eccetera. Dico, e allora ancora, però è chiaro che chi comincia non è il mio caso. Ecco, tu non sei milionaria, sei ipermilionaria per questo, giusto? No, non scherzo. Ricca di buone intenzioni sicuramente. Ma mica è poco, guarda che già è un grandissimo successo ed è un'ottima base nella maniera più assoluta. Andando avanti nel tuo percorso, arriviamo a un anno che rappresenta una pietra miliare, rappresenta proprio un checkpoint importantissimo per la tua carriera. Arriva il 2016 e nasce proprio il progetto Era con l'H. Raccontami un po' cosa è successo, nel senso, come si è giunti al progetto Era, di cosa è figlio, di quale percorso è figlio questo progetto, raccontaci un po'. Sicuramente nasce dal desiderio di voler essere libera e autonoma. Io ho sempre lavorato e collaborato con diversissime formazioni, artisti, ho fatto da voce, background, studio di registrazione. A quel punto, nel 2016, una cosa mi è stata subito chiara, che non volevo più mettere in mano di qualcun altro il mio futuro. Brava. Così dopo questa è stata la chiave davvero è stata una svolta per me. Parafrasando il 68, il futuro è mio e lo gestisco io, si diceva tanti anni fa. Esattamente. E quindi in una di queste fasi, no, di transizione, mi trovavo all'estero, perché poi sono una grande amante dei viaggi, e quando ho voglia di guardarmi un po' dentro, scappo e mi isolo anche, ho bisogno di rimettermi, risintonizzarmi con me stessa. E quindi in quel periodo mi trovavo in Inghilterra, mm-hmm. nella contea di Norfolk, tra l'altro citata dal mio amato David Bowie in Life on Mars. E lì ho avuto questa ispirazione, ho preso le redini in mano della mia vita artistica e quindi finalmente, dopo tanti anni in cui avevo anche pensato ad un progetto autonomo in cui poter produrre mie cose personali, lì è nata la scintilla, ho avuto questa folgorazione e ho detto ok. Camminavo sotto la pioggerellina fitta londinese e mi sono ritrovata ad avere questo nome stampato nella mente, mm-hmm. in maniera così molto di punto in bianco. Per me naturale, è stata naturale. Sì, naturale e inaspettato, perché era un momento in cui stavo pensando davvero ad altro. E quindi ho colto l'ispirazione, come spesso faccio, mi fido del mio sesto senso, e da lì mi sono andata a un po' a documentare, no, su questa era, perché sono un'appassionata, tra l'altro, di mitologia. E mi sono chiesta, però, che figura, cosa rappresenta, che correlazione c'è tra era come divinità e quello che ha rappresentato poi nella storia della mitologia. Lei è una dea legata al concetto di fertilità, quindi mi sono detta ok, ci siamo, perché desidero che la mia musica possa essere quanto più fertile, terreno fertile, per opere d'arte. E così mi sono regalata questo augurio e ho scelto il nome Era proprio in relazione a questo e alla mia grande, il mio grande amore per gli animali. Perché era una grande amante degli animali. Certo. E così è nato il progetto. Sono ritornata in Italia, ho iniziato subito a lavorare e a cercare un po' il suono. Ho sperimentato tanto. I primi due EP che ho prodotto sono delle cover di artisti che hanno segnato il mio percorso artistico, fino ad approdare al 2020, in cui mi sono detta ok, ora c'è bisogno di dire la tua, perché io ho sempre scritto poesie, racconti, però le due cose camminavano su binari paralleli. Non ho mai
fatto confluire la musica con il desiderio della scrittura, finché poi nel 2020 invece ho trovato la mia strada e le cose in maniera molto naturale si sono entrate in relazione tra di loro, e ho capito che era il momento giusto di buttare giù delle mie idee e mi sono dedicata alla scrittura dei miei brani originali. Tra l'altro, mentre tu raccontavi questa bella storia, io rivedevo un po' me stesso. E lo racconto, diciamo, anche a favore dei nostri amici ascoltatori che magari non sono dei musicisti puri, magari sono soltanto degli ascoltatori. Sono certo del fatto che tu concorderai con me quando dirò questa cosa. Tu raccontavi di quei momenti in cui c'è bisogno di risintonizzarsi, di ritrovarsi. Ecco, io credo che quelli siano i momenti che si devono maggiormente attenzionare, perché sono quelli da cui scaturiscono o cambiamenti epocali della tua vita o escono fuori cose grandissime, grandi opere, grandi progetti, cose che comunque ti cambiano la vita. A me è capitato diverse volte di avere proprio questi momenti di introspezione e da lì si apre una versione 2.0, 3.0 delle pagine delle nostre vite. È una cosa che capita spesso tra gli artisti e lo trovo molto affascinante, tra l'altro. È proprio così. Tra le altre cose, tu parlavi proprio del progetto ERA. Mi hai fatto tornare alla mente che il nome ERA, oltre ad avere un significato mitologico, ha musicalmente una valenza molto importante. Facciamo un po' di storia spicciola della musica italiana, perché negli anni 70 c'era un grande gruppo rock progressive italiano che si chiamava gli ERA d'Acquario. Che erano molto molto famosi al tempo, quindi il nome ERA riecheggia nell'etere musicale italiano, insomma, ed è davvero di ottimo auspicio, ma diciamo non ho difficoltà a crederlo, considerando la qualità e la passione, insomma, che ci metti nelle tue grazie produzioni, mille nelle tue produzioni. Davvero. E così, appunto, finalmente atterriamo su Caos, che abbiamo detto estratto dall'EP Hurt. Voglio citare proprio delle note tratte proprio dalla dal racconto, diciamo così, di Caos. Un virgolettato. Caos è quella fase di totale confusione che precede ogni forma di bellezza. Bellissima questa frase, stupenda. Pensate alla creazione dell'universo, sappiamo tutti che è preceduta dal disordine e dal vuoto totale, eppure quanto di più vicina all'idea di armonia e perfezione. Amo danzare con il caos e sentirmi parte di quel vortice di emozioni contrastanti che precedono i grandi cambiamenti. Sono i giorni in cui mi sento più creativa. Adrenalina e minimalismo sono nel DNA di quest'ultimo singolo contenuto nel nuovo EP Hurt. Ma anche qui mi piace andare a fondo, riavvolgere il nastro. Io adoro questa metafora di riavvolgere il nastro. Caos è tratto da questo EP, Hurt, quindi cuore. Raccontami un po' come è nato e qual era la tua idea dietro Hurt e poi naturalmente dietro Caos, che è il singolo. Cosa volevi trasmettere? Com'è nato? Raccontaci un po'. Ma in realtà ne ho preso consapevolezza solo una volta scritti i brani, perché anche il nome del questo, che per me è un macro concept, cioè racchiude al suo interno delle tracce che hanno una vita a sé stante, però sono riuscita alla fine a ricollegare tutto a Haas, che è un cuore. Mi piace l'idea di definirlo un cuore pulsante, aritmico, che segue poi una forma propria, autonoma anche lui. Oggi lo potete ascoltare su tutte le piattaforme digitali, così come l'ho concepito in fase creativa, però già sto preparando delle performance dal vivo mutevoli, proprio perché non mi piace il concetto, no, di qualcosa che sia statico, ma amo la dinamicità e quindi un qualcosa che possa essere vivo e in costante evoluzione. È così che in questo ambiente è nato lo spirito che poi ho seguito durante tutta la creazione dell'EP. Calcola che lo scorso anno, il 27 maggio, usciva il mio primo
EP di brani inediti dal titolo Mandala e subito dopo l'uscita sentivo ancora un flusso creativo molto forte. Per cui mi sono detta, ok, questo lavoro lo dovevo portare a termine perché era un po' una fase di passaggio tra quella che era la vecchia Hera e quella che aveva preso consapevolezza, fiducia e che stava maturando dentro di sé il desiderio di dire fortemente tutto ciò che aveva necessità di esprimere. Per cui questo secondo EP lo trovo un EP che posso chiamare della maturità, della consapevolezza, della voglia di parlare di temi che spesso sono inusuali all'interno delle canzoni. Io parlo del rapporto conflittuale con il proprio corpo, quindi in tiresia. Parlo della voglia di dare voce in cisma, infatti il titolo è un gioco di parole, cisma, che è una malattia, di dare voce a quelle persone che ancora in Italia non trovano la serenità di poter vivere con tranquillità, anche quelle piccole, quei piccoli gesti quotidiani come prendere un treno, no? Che per noi sono siamo degli abitué di questo genere di cose, però per qualcuno ancora è una difficoltà, anche una cosa così semplice, no? È il 2023, paradossale, prendere consapevolezza che ci sia un limite dettato da strutture che non riescono ad accogliere qualcuno che ha lo stesso nostro diritto di vivere le cose anche più semplici, perché poi in Eudemonia parlo del concetto di felicità, no? Certo. Basta fare la pesantona nelle canzoni, però è giusto ricordare che basta davvero poco per essere felici. Basta un caffè al mattino con un amico, basta incrociare al supermercato lo sguardo di un bambino, basta davvero poco. Io la mia felicità la trovo nella musica, la trovo nelle persone che, con le quali ho uno scambio di energie, e questo nutre la mia anima ogni giorno, lì trovo la mia forza anche nei momenti di fragilità. Ho bisogno, sono una persona molto empatica e disponibile nell'ascolto, sono sempre con le antenne ben dritte per recepire e ho il desiderio e la necessità di rielaborare queste informazioni che poi ho capito e ho trovato la mia strada attraverso i miei brani originali, cioè rimettere fuori, lasciare al mondo questi pensieri che non sono solo i miei, perché trovo riduttivo poi parlare di me, ma credo che la mia voce possa essere funzionale a dar voce a chi magari questo dono, questa forza non ce l'ha. Io l'ho coltivata, questa consapevolezza, non è stato subito chiaro il percorso. Ho fatto un percorso davvero molto variegato. Sono andata avanti per tentativi, fallimenti che ho accolto, ho imparato ad amare e sono le cose che oggi, ecco, devo dire i miei grazie più grandi ai fallimenti e alle cadute che ho avuto nel percorso e sono certa che ce ne saranno altrettanti, ma la persona che sono oggi, le consapevolezze che ho oggi, la certezza di essere davvero centrata sul mio lavoro lo devo a questo percorso tortuoso che amo profondamente. Assolutamente, assolutamente. Credo sia davvero bello il messaggio che dai, il messaggio che trasmetti. Soprattutto, ed è una cosa davvero molto importante per chi magari è un emergente, per chi magari inizia da poco e vuole far sentire la propria passione, la propria voce, la propria musica, il proprio racconto, cadere e rialzarsi. L'altro giorno vedevo questa bella citazione: la vita è cadere 6 volte e rialzarsi 7. E credo sia davvero davvero importante non dimenticarlo, soprattutto davvero perché quelle cadute ti formano e in qualche maniera da quelle cicatrici impari sempre qualcosa, e questo è l'importante. Io sono molto molto orgogliosa di queste cicatrici. Assolutamente, assolutamente. Io ti voglio davvero tanto ringraziare, lo dirò sempre, quando ci sono artisti pregni, artisti così pieni di storie da raccontare,
di davvero di pensieri da condividere. Io sono felice perché non soltanto escono delle belle interviste, ma è anche l'intervistatore che ne esce arricchito, quindi io davvero ti ringrazio di questa bella chiacchierata. E io ringrazio te per l'opportunità. Grazie ancora una volta alla nostra amica Era / Pamela, però fammi fare dei ringraziamenti perché dobbiamo assolutamente ringraziare la mia adorata sister sorella Clarissa D'Avena, che chiaramente ci ha permesso questa meravigliosa intervista, e gli mandiamo preziosa e indispensabile, assolutamente, uno zucchero di ragazza veramente una bravissima ragazza davvero. Prima di salutarci, ci ricordi dove ti possiamo ascoltare? Davvero ovunque, sono virale, quindi basta andare sul mio sito, ecco, internet, che è www.erasinger.com, e lì trovate vari canali, sono su iTunes, su Spotify, e anzi vi invito tanto a sottoscrivere tutti questi canali dove mi potete trovare, perché ripeto, sono un'autoproduzione e vivo del vostro sostegno. E allora davvero grazie ad Era, ovviamente torna quando vuoi, le porte del programma per te sono sempre aperte. Grazie di cuore. Grazie a te, e io vi ricordo ancora una volta Era Caos. Suoni nuovi. Bene cari amici, è tutto anche per oggi. Prima di salutarci vi ricordo, se volete partecipare al programma, diventate fan del mio profilo Instagram, il Jombagram, e scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli, sia che siate un artista, una band, un'etichetta discografica, un ufficio stampa, insomma scrivetemi e otterrete tutti i dettagli per la partecipazione. E dal vostro Jomba, come sempre a tutti voi, un caldo saluto. Ciao. Suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Jomba.